Mi è capitato di partecipare a questo concorso esclusivo, che praticamente era la videochiamata più vinci il pallone autografato col tuo giocatore. Mi ero già dimenticato del concorso, ero qui a casa tranquillo che stavo giocando alla Play, quando mio padre è tornato a casa dal lavoro e mi fa che avevo vinto sto concorso. E sono rimasto lì, placato, giocavo alla Play, ho lanciato il joystick e via. L'emozione è così, parlare a faccia col tuo idolo non lo fai tutti i giorni. Ciao! Come Ciao! stai? Va bene, te? Bene, bene. Cosa provi a indossare questa bella maglia? No, è un'emozione indescrivibile. La indosso, tra virgolette, da 7 anni, quindi. Seguo anche molto il campionato primavera, t'ho visto parecchie volte, anche giocare dal vivo. Già un po' ti avevo adocchiato, poi vedendoti mo giocare in Serie A con Conte, quando ero allo stadio, ti ho visto anche esordire in Champions col Borussia Dortmund. Secondo me puoi fare tanto con questa maglia. Grazie, grazie. Il tuo primo gol. Cosa hai provato? Cosa hai pensato? Il rapporto che compagni con Lukaku? No, sono tutti bravi, devo ammettere che è uno spogliatoio bellissimo. Il primo gol è stata l'emozione più grande della mia vita. Soprattutto quando Lukaku ti ha dato il pallone e ti ha fatto battere il rigore. No, bellissimo, bellissimo. Comunque qua c'è un regalo per voi, mi sa. Ci sono un po' di film su questo pallone, è vostro. Grazie. Per arrivare fino in prima squadra, tutti i sacrifici, la tua vita per essere lì, vorrei essere in prima squadra. Vedi anche soprattutto le persone che in momenti di difficoltà ci sono. Guarda, sono contento per te che sei lì, sei felice. Poi ti trovi davanti, ovviamente i due attaccanti secondo me ti possono dare una grande mano per crescere e aiutarti, magari in quelle piccole cose che ti mancano. Certamente. No, mi mancano un bel po' di cose, secondo Vabbè, dato l'età, 2002, esordire in Champions, segnare già il primo gol in campionato all'esordio. Ti ho anche al fantacalcio, quindi peccato che quella giornata lì ti ho lasciato in panca. T'ho preso a uno perché, beh, ho detto, giovane promessa, giochi in squadra con qualche presenza, potresti farla. Ho detto, ti prendo, cioè. io mi sono preso, mi sono messo contro Genoa. Ah, ti sei messo titolare? Sì. No, comunque quella giornata lì l'ho vinta perché c'avevo in avanti Lukaku che, vabbè, assist più due gol, tanta roba. Sta andando bene allora il fantacalcio, Per ora so primo, per ora, un punto di vantaggio. C'ho te, Lukaku, Lautaro, ho fatto il mini pack di attaccanti dell'Inter. giusto. Sembra onesto. È stato un piacere stare in chiamata con te. Che per me è tantissimo, Ci guarda. sentiamo. Forza Inter. Sempre e comunque. È stata un'emozione, io anche soprattutto quando parlo con un giocatore oppure mi capito di ritrovarmi di fianco per chiedere un selfie o qualcosa, tremo tutto, quindi un po' magari mi posso bloccare, però sono contento per avergli fatto, per aver passato il tempo con lui, un po' di tempo con lui in videochiamata. È stato veramente un piacere, un onore per me parlare con un giocatore dell'Inter.